Le spade sono sempre state simbolo dei guerrieri e nonostante esiste la storia di una famosa spada nella roccia, questa volta voglio raccontarvi di una spada che invece proviene da un fiume. Nel Museo Eusebio di Alba è custodita una spada risalente al XIII-XII secolo a.C., quindi della fine dell'età del bronzo. Dovete sapere che un tempo i fiumi rappresentavano l'oltretomba e gettando oggetti in essi si pensava di rendere omaggio alle divinità che l'abitavano, così da ottenere il loro favore. Le offerte erano quasi esclusivamente armi e per lo più spade di bronzo, perché le armature ormai erano così avanzate da richiedere di dover resistere ai colpi di fendente sferrati in un'epoca in cui erano già in uso corazze, elmi e cavalli. Per questo motivo, la nostra spada è stata ritrovata nelle profondità del fiume Tanaro, presso Roddi, e sembra non aver mai visto un campo di battaglia, e probabilmente rappresentava solo un'offerta ai defunti o alle divinità.